La quinta serata della 60ª mostra del cinema di Pesaro porta in Piazza del Popolo la proiezione della Giusta distanza di Carlo Mazzacurati nel decennale della scomparsa del regista. Protagonista del film del 2007 fu Valentina Lodovini, che questa sera sarà ospite del festival. Una proiezione preceduta questo pomeriggio dalla conferenza stampa della stessa Lodovini nell'ormai quotidiana location dell'Atelier Ratti. L'attrice ha ricordato il valore affettivo e formativo di quel film e dell'essere diretta da Mazzacurati. Ancora ogni tanto penso che non è accaduto, cioè nel senso che sono veramente infinitamente grata di essere parte di quel film, del fatto che faccia parte della mia storia. Quindi è un privilegio e sono molto 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 emozionata, veramente veramente tanto. Mi spiace che non c'è Carlo qua, quello tanto. Però è un film che amo tanto, che penso che sia bellissimo. È un film che il pubblico ama, perché poi comunque ciò che conta è il pubblico, no? Cioè non esistiamo senza pubblico, ed è un film che è vivo, nonostante compie 17 anni, è un film che è vivo, quindi questo è grandioso. Da La Giusta distanza al presente, la Lodovini continua il suo versatile dividersi fra cinema, teatro e TV. L'importante è il contenuto, mi viene da dire, no? Più che altro, che non sia inutile o comunque privo di identità, che non si fanno cose. Poi abbraccio tutto, mi piace, cioè, ma si vede dal mio curriculum, insomma, sono una che fa cose diverse, no? Un lavoro particolarmente fecondo in questo 2024. Ci sono tre film che usciranno in sala ottobre, dicembre e gennaio. Non posso dire nient'altro perché sennò mi tirano i capelli, però ci sono tre film, sì, che niente, che speriamo che abbiano una bella vita.